Bentornati. L'essiccazione è un metodo naturale per la conservazione del cibo attuato riducendo il contenuto di acqua degli alimenti. Il processo di disidratazione graduale permette di mantenere quasi inalterate le caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei prodotti di origine vegetale e animale. Ma non finisce qui, perché è noto che buona parte dei processi ossidativi o degenerativi di degrado, insomma, degli alimenti sono mediati da microrganismi e dalla presenza di acqua. Ora, la riduzione di acqua e di liquidi e l'abbattimento della flora microbica grazie al processo di disidratazione permette una migliore conservazione a lungo termine di questi alimenti. L'essiccazione non è certo una scoperta recente, sono millenni che gli esseri umani disidratano i cibi per produrre scorte, ma senza andare troppo indietro nel tempo o comunque lontani nello spazio, nel meridione d'Italia o dalle mie parti in Liguria, il ricorso alla disidratazione è di fatto una norma per alcuni preparati alimentari. E per quanto riguarda la mia famiglia, trattiamo fichi, pomidoro per metterli sotto olio, conservare sotto olio, l'uva, le mele e i frutti di bosco. A questo punto viene spontaneo chiedersi perché, alla luce di quello che ho appena detto, io debba ricorrere ad un essiccatore elettronico invece di sfruttare l'energia solare, come del resto si è sempre fatto da almeno 5.000 anni. Il motivo è il tempo. Tempo atmosferico e tempo cronologico. Allora, io dove vivo attualmente il clima è diventato decisamente variabile, è molto instabile per consentire nel tempo cronologico, appunto, che possiamo dedicare a questo tipo di attività di poter tranquillamente seguire il processo di disidratazione dei cibi. E quindi incomincia a essere difficoltoso per noi poter operare sugli alimenti che generalmente rimangono come eccessi produttivi. Questo oggetto mi consentirà di operare senza soluzione di continuità, senza dovermi preoccupare della mancanza di sole, della presenza delle nebbie mattutine, degli improvvisi piovaschi, oppure senza l'obbligo di ritirare i cestelli durante la notte per evitare una parziale reidratazione dei cibi. Non solo. Dato che opererà in un ambiente meno soggetto alle polveri rispetto a ciò che avviene all'aria aperta, avrò sicuramente un minor rapporto di potenziali inquinanti atmosferici e soprattutto avrò meno sgradite visite da parte di animali sugli alimenti che metterò a disidratare. La continuità operativa di questo modulo ridurrà sicuramente in modo drastico i tempi di preparazione, no? Quindi mi permetterà di sfruttare al meglio tutte le eccedenze produttive. Oh, certo, il ricorso a strumenti di questo tipo ha sicuramente un costo, in termini energetici sicuramente, ma il modello che ho scelto possiede una serie di programmi che consentono di operare con consumi accettabili. Il consumo massimo di questo essiccatore è di 550 watt, ma questa potenza è in genere prevista per l'essiccazione della carne sgrassata. In genere la potenza richiesta varia tra i 15 watt e i 350 watt a regime. Il motore, che praticamente è un gruppo termoventilante, è riposizionabile, quindi io posso posizionarlo nella sua posizione originale oppure dall'altra parte del tunnel di ventilazione. E questo termoventilatore produce un flusso di aria fredda o calda orizzontale. Rispetto ai modelli a flusso verticale, l'aria che viene spinta lungo la camera verso la griglia di sfogo che si trova appunto dal lato opposto del motore dovrebbe permettere una disidratazione più uniforme, perché l'umidità non è trasferita da un piano all'altro come avviene generalmente per forza di cose con un sistema a flusso verticale. Ora, nella remota ipotesi che l'essiccazione non fosse
regolare, non fosse uniforme, io posso sempre ruotare il cestello di 180 gradi, quindi il cestello che avrà la parte interessata non uniformemente essiccata, lo ruoto e lo inserisco nuovamente all'interno del tunnel di ventilazione. Oppure, come dicevo prima, posso sempre spostare il gruppo di termoventilazione dall'altra parte del tunnel. Di conseguenza cambiare praticamente il flusso dell'aria e fare in modo che l'aria calda, invece che da una parte del tunnel di ventilazione, parta dalla parte opposta e quindi scaldi maggiormente gli alimenti che si trovano sul lato opposto al motore, a quello a dove prima c'era il motore, ovviamente. Questo essiccatore ha 7 programmi preimpostati più 5 manuali che possono essere combinati per offrire una gamma estremamente ampia di possibilità di intervento sui cibi. Il corpo del mio essiccatore e le slitte che tengono i cestelli sono in acciaio inossidabile. E ci sono 5 cestelli di essiccazione e vedete anche griglie di essiccazione. Tutti i modelli di questa marca qua hanno sempre 5 cestelli o griglie di essiccazione, però i modelli possono essere come questo in acciaio con i cestelli di plastica, oppure plastica con i cestelli di plastica, acciaio con i cestelli di acciaio, e poi c'è una dimensione, questo qua è il modello piccolo, e ce n'è uno che è leggermente più grosso di questo, che noi comunque non abbiamo acquistato, quindi diciamo che ce n'è per tutte le tasche e per tutte le esigenze. Questo strumento aprirà una serie di opportunità per aumentare le nostre scorte alimentari sia a lungo termine sia quelle classiche per l'inverno, e sarà sicuramente un buon soggetto per produrre alcuni filmati sull'argomento autosufficienza alimentare e scorte, no? Infatti ho già qualche idea che mi frulla per la testa. Prima di concludere, sono certo che qualcuno vorrà propormi la costruzione di un essiccatore convettivo pannelli fotoassorbenti. Io ho costruito anni addietro un modello con cartone ondulato ad alta densità e posso dire che hanno una buona resa in presenza di forti insolazioni, ma sono estremamente soggetti alle bizze del clima con un calo repentino del rendimento in mancanza di sole. Anche ricorrendo all'inserimento di pietre nella camera calda per creare un effetto tampone, tanto per intenderci, non sono riuscito ad ottenere risultati eccellenti per processi di essiccazione che richiedono tempi medio-lunghi. Vediamoci, gli essiccatori convettivi vanno benissimo per i climi caldi, ma sono decisamente scadenti quando 2 volte al giorno passano fronti nuvolosi e di notte la temperatura crolla drasticamente. Ho concluso questo breve intervento sugli essiccatori. Sicuramente ritornerò sull'argomento quando mostrerò come essiccare determinati tipi di alimenti. Se qualcuno fosse interessato a conoscere la marca dell'essiccatore, chiedetemelo tranquillamente nella sezione dei commenti, sarò felice di rispondere. Sapete che io non ho nessun interesse economico con i signori che producono questo oggetto, sapete anche che il mio canale non è monetizzabile. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video.